Ragazzi, benvenuti e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. So benissimo che vi avevo lasciato praticamente sul più bello della missione, ma sapevo che naturalmente questa qui l'avrei fatta comunque a distanza di qualche ora e quindi dovevate aspettare poco. Naturalmente siamo sempre qui su Marvel Spider-Man e naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. Dobbiamo aiutare i cattivi. Perché? Perché altrimenti se non aiutiamo questi criminali non riusciamo a sapere notizie per ciò che riguarda i demoni. Detto questo, quindi dobbiamo aiutarli una alla volta. Io inizierei da questo, visto che mi sta anche qua vicino, Allora, vediamo se riusciamo a beccare a questo un attimo. E vediamo se riusciamo anche a beccare anche a quest'altro. Dai, dai, mettili di qua così lo becchiamo subito, vai. Ok, l'elicottero non ho capito che cavolo fa. Comunque, vediamo un pochettino se riesco. Eccolo qua che arriva, ecco. Vadalo, vadalo, vadalo. Oh, bastardo. Attenzione. Ok. Perfetto. Appena riesco a beccare quell'altra cosa. Fantastico. Allora, la concentrazione al massimo e questo ci fa piacere. Personalmente non ho ancora capito dove cavolo sta quello che dobbiamo. Ah, adesso è ancora qua, stai. E manco l'abbiamo ammazzato. No. Comunque, uno l'abbiamo salvato. Porca paletta, ragazzi, sono Adesso mi hanno caduto. notato. Anche tu l'hai notato. Siamo caduti all'improvviso. Porca che situazione. Allora, se mi fai salire mi fa. Ecco. Porca miseria. Allora, vediamo di andare dall'altra parte, così ci allontaniamo un po' e vediamo a chi dobbiamo salvare. Allora, c'è sta un altro che sta di là, Ok, quindi questo lo dovremmo beccare subito. Oh, non è che ho capito tanto. Questa dovrei avere. Perfetto. Vediamo se riesco a beccare. Ok, ciao. Allora, stai qua, stai. Vediamo se riesco a beccare. Ah, ma arrivano in continuazione, raga. Ok, ora ce la becchiamo un attimo. Concentrazione al massimo. Hai visto quanto l'abbiamo beccato alla grande? Ok, poi non sono riuscito a beccarlo, no, Ok, ancora. Ho notato che questi qua sono molto più forti. State qui e Perfetto. aspettate la polizia. Ok, allora quest'altro pure l'abbiamo beccato. Hai visto, ragazzi, vi abbiamo aiutato, Quindi fate il Meglio vostro passare da dovere. fuori per cercare gli uomini di Fisk. Ok, questo pure me lo posso beccare. Sì, ma in pratica non riesco ad andare da qua. Ah, da là è chiuso. Mannaggia la miseria. Vediamo se riesco ad entrare da qua, Allora, dove cavolo sta? Ah, stai. Ma dove stai? Stai giù. Aspetta un attimo, ok, sta là. Vai. Attenzione. Attenzione. Questa è stata la galattica. Attenzione, attenzione. Ok, aia. Bellissima questa, ok. Ah no, pensavo che stessi di là, Perfetto. Anche questo l'abbiamo liberata. Sono tutti quanti sopra state. Ok, Devo allora trovare i proseguiamo. sopravvissuti. Infatti è quello che sto cercando di fare. Ok, vediamo andare là. Vai, vai. Ok, altro punto di abilità. Aspetta un attimo, che questo me lo metto subito, Che se non sbaglio doveva essere questo. No, rispedire i razzi al mittente. No, qual era quello? Dopo una schivata perfetta contro i nemici armati di fucile. Ok, era questa che mi piaceva. Quindi ce la mettiamo subito e andiamo. Vai. Ok. Stanno tutti quanti sopra, stanno. Ok, miseria. C'abbiamo anche il sole di faccia che mi dà un fastidio tremendo. Allora, questo ce la becchiamo da subito. Ok. Ok, dove sta? Ok,
Questa è bellissima sta mossa, quella del calcio volante. Allora, mi conservo un attimo la concentrazione. Ok, questo pure l'abbiamo salvato. Perfetto, me ne restano alcuni dall'altra parte, quindi vediamo di capire dove possiamo fregarlo. Questo ce lo becchiamo da subito. Tra l'altro ho anche la concentrazione abbastanza al massimo, quindi... Ok. Allora, c'era anche... c'è qualcuno che spara, no? Vabbè. Mannaggia, volevo tirarti addosso sta cosa. Ok. Ok. Non sono riuscito a farla, vabbè, dopo la facciamo. Non so se ce ne sono ancora degli altri. Ok, euro. Aia. Ehi, bestione. Allora, come prima cosa facciamo questo. Poi... ah, aspetta, ma noi abbiamo anche le bombe. Ok. Piace la bomba, bellissimo. Attenzione. E questa la lanciamo subito al mittente. Ok, se riesco a fare una bella mossa. Ok, la concentrazione al massimo. Aia. Ok, l'abbiamo comunque beccata, Vai. Vediamo se riesco a beccare quest'altro. Ok, bomba. Vai, vai. Ok. Non me la cambia, Vai. Dovrebbe essere quasi morto. Ok, quindi anche questo l'abbiamo liberato. Me ne resta... ah, di quello sta appeso di là. Me ne resta un altro là sopra. La miseria. Ok. Andiamo in alto, Perfetto, proviamo a salire. Che fai, non sali? Ciao ragazzi! Non avevo capito che stavate di qua. Aia. Bellissima, avete visto che l'abbiamo fatta? Stai bene? Sì. Sì, Fisk, sta bene, sta bene. I tuoi uomini sono salvi. È il tuo turno. Chi comanda i demoni? Forse Edelly. E forse. Mi mancavano le frasi criptiche di Fisk. Ma forse non mi piace però, Ok. Che cavolo è? Ma se ne sta scappando, no? Mannaggia, uno non l'abbiamo salvato. Andiamo. No. Successo davvero? Sì. Raga, è bellissima questa scena. Porca miseria, sono rimasto senza parole. Ci segnalano un elicottero con una palla da demolizione. Ma va? Sì, quella faccenda dei demoni. Lo tengo davanti. Tranquilla, Yuri, fidati di me. Vai. Quell'elicottero sta distruggendo la città. Ho capito, ma sta arrivando. Sbatterlo subito.
subito. Mamma! Non potresti accelerare i tempi? Ci sto provando, Yuri. Ci sentiamo dopo. Ma quello mi lancia pure le bombe. Che dobbiamo fare? Questa parla facile. Vediamo di farcela. Poi in mezzo ai palazzi non è facile. No, scassiamo i grattacieli che qua il sindaco si incazza, Vai. Oh, c'ho la concentrazione al massimo, Aspetta, impalcatura. Ah, e andiamo. Sicuro che me ne pentirò. Perché? Che cavolo? Allora, ci deve essere qualcuno di là, Porca paletta. Eccolo. Vai. Salve, è il volo. Bellissimo. Per New York. Ok, sono sull'elicottero. Vado ad accostare l'elicottero. È questo il tuo piano? Rimpiazzare Fisk. Vai, vai, veloce, veloce. Un motore è andato. Ora il secondo. Ok. Vediamo di farcela. Ok. Quindi noi stiamo facendo precipitare. Mi serve un piano e mi serve alla svelta. Ok. Mi sa che il piano è questo. Puoi farcela! Rovinare tutto! Porca miseria, ragazzi! Queste maschere sono stupende. Dove le prendete? Quest'anno! Oh, grazie! Le trovo su internet! Ops! Ehi, Yuri! Ho preso i cattivoni, ma... Ma cosa? Ti conviene portare una scala? Ehi, Miles! Ehi, fanboy! Accidenti, è tardi. Vieni? No, vado al municipio per la cerimonia di papà. Ah, giusto, fagli i miei complimenti. Che episodio, ragazzi! Che missione! MJ, la cerimonia è già iniziata. Stanno allestendo il palco. Tu dove sei? Contrattempo al lavoro. Arrivo. Porca paletta, ragazzi. Quindi in pratica adesso a questo punto dobbiamo andare... Fatemi prendere un attimo. Grande onore, missione, riepilogo. Se qualcuno vede la medaglia, senza dubbio l'agente Davis. Quindi andiamo alla premiazione. Vabbè, dai, diciamo, non ci perdiamo troppo in chiacchiere perché dobbiamo andare a fare questa nuova missione, grande onore. Ma prima di farvi andare a fare questa nuova missione, vi faccio vedere una cosa, una chicca che soltanto chi mi sta seguendo la sta vedendo già da adesso. C'è questo nuovo costume che abbiamo sbloccato, Raider King, che deve essere una figata pazzesca. Ok, ci siamo quasi. Tra l'altro, poi guardate qua che cosa abbiamo sbloccato. Adesso possiamo fare anche le capriole. L'ennesima capra. Vabbè. Quello è l'ingresso del palco. Noi saremo proprio lì davanti. Ci sarà un mare di gente a vedere. Andrà bene, tesoro. L'ultimo discorso che ho fatto, ero al liceo. Miss Steinberg mi diede 6-. Beh, è un peccato che non possa vederti oggi. Ehi, dacci dentro, papà. Insomma, hai salvato Spider-Man. In pratica sei già un supereroe. Un supereroe. Sono solo una persona che non molla mai.
Andiamo. Sta un po' emozionato, eh. Benvenuti a tutti. Prima di cedere il palco al sindaco Osborne, vorrei spendere alcune parole. E quindi? Penso che la guerra tra bande sia finita. Cioè, tipo finita? Sì, ci sono ancora dei dettagli da chiarire, ma... Dettagli da chiarire? Beh, dalla scena si è allontanato un camion di una compagnia chiamata Consolidated Shipping. C'è qualcosa che non mi è chiaro, non so perché. Più tardi potremmo prendere un caffè e ragionarci. Sì. Grazie davvero, Jim. Non so se troverò parole migliori, ma ci proverò. Sappiamo tutti che l'agente Davis è un eroe. Oppure, al posto del caffè, perché non una cena, invece? Magari potrei venire da te e cucino io. In alternativa, ci incontriamo in un luogo neutrale per un normalissimo pasto, cucinato da professionisti. Non sa dove andare a dormire. Per gesti di straordinario coraggio, che trascendono il comune dovere, è mio privilegio insignire l'agente Jefferson Davis di questa splendida medaglia d'onore. Ho una chiamata. Non mi sembra il momento, Jimmy. È urgente. Ok. Congratulazioni. Ah, speriamo che non si emoziona tanto. Signor sindaco, beh, voglio condividere questo onore con la mia famiglia. Mia moglie Rio e mio figlio Miles. Senza di loro io non sarei ciò che sono. Sì? Ho lavorato anni per questo momento. Chi è che parla? Nei prossimi giorni la tua azienda, la tua città e tutto ciò che hai di più caro al mondo sarà distrutto. La gente implorerà il tuo aiuto, ma tu non sarai in grado di salvarli. Ascolta, idiota. Ricevo minacce come questa due volte a settimana. Comportati da uomo e dimmi cosa vuoi. Vederti soffrire. Io starei un po' attento. Che diavolo? Porca miseria. Che chiamo? Pensavo, cioè, ok. Oh, siamo anche in prima persona. Miles, stai bene? Mac, ma è pure Peter. Ma scherziamo, eh. Vedo sempre Nero. Miles! Sono qui a cercare di resistere. Grazie a Dio. Mi senti, tesoro? Mi senti? Peter, stringimi la mano, se lo senti. Aspetta qui. Vado a cercare tuo padre. Peter, svegliati. Parla di qualcosa, ti prego. Oh, non mi piace questa situazione. Non scherziamo proprio, eh. Mamma! Dai! Ma che te ne frega di mamma? Rianima Peter, dai! Facciamo qualcosa, porca di quella paletta, mannaccia!
Ma dove vado? È una follia. Proviamo ad andare di qua, dai. E vediamo. Ciao ragazzi, come state? Tutto a posto? Sì, eh. Che cavolo sta succedendo qua dentro? La paletta. Allora, la missione dice di qua. Io non penso di riuscire a passare. No. Ok, vai, scavalca. Cioè, ti voglio dire, abbiamo lasciato Peter là sotto, eh. Meglio che trovi un antidoto per Peter, perché ti ammazzo. Andiamo. Andiamo di qua. Porca miseria, ma che è successo? Mamma! Dai. Ce la facciamo? Sì. Cavolo! Presto! Pensa! Mi sta scivolando! Vai, veloce! Resisti, resisti, che ce la facciamo! Presa! Mamma! Miles! Miles! Stai bene? Tutto ok? Sì, 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 sì! E tu, come stai? Sì, sì, tutto tipo okay. Papà? Ma tu sicura di stare bene? Sì, sì, davvero. Non è niente. Andrà tutto. D'accordo, bene. Ascolta. Io vado a cercare papà, ok? No. Miles, papà. No. Miles, no! Papà è qui. Ok, è qui papà. Lo troverò. Dici? Miles! Ma, non saprei. Allora, passiamo di qua, no. Di qua da dove siamo venuti, per cui non è qua. Allora, andiamo avanti, vai. Di qua ce la faccio. Ok, ce la facciamo a saltare. Perché per. A chi è Che Guevara questo? No, no. E ci fate fare sti percorsi così angusti. Papà è vivo. Me lo sento. Sì. Lo so, io inizierei a essere un pochettino. Come dire. Pessimista, eh. Era proprio qui. Ci sarà fatto in mille pezzettini forse. Ma che cosa? Eh sì, scendiamo, giustamente, questi sparano, noi scendiamo. Dove credi di andare? Ma io non c'ho gli stessi poteri, non posso neanche attaccare. Posso provare ad aggirarli per proseguire. Appunto, vieni qua, vai. Tipo magari vediamo di passare. Speriamo che non ci sia tipo No! 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 Non guardare e vai avanti. Non guardare e vai avanti, dai. Porca di quella paletta. Lo sterzo. Ok. Allora, di qua mi vedono, eh. Ok, vai. Sì, però qua sono completamente braccato. Sti cavoli di cartone, mannaccia i cartoni, mannaccia. Sì. Dai, appena devo stare attento. Perché sti cavoli di cartone ogni volta mi... Vai, vai, nasconditi, no, ti vedono. Che era un top. Ma i topi ci stanno sempre. Ora non posso. Ok. No, quello sta facendo pipì. Che sta facendo? Non posso avvicinarmi a quegli uomini. Ok. Ok, attenzione di cartone. Porca di quella. Sti cartoni. Ok, vai. Vai, vai, veloce, vai. Mazzi, che percorso che stiamo facendo, vai. Ciao ragazzi, ciao. Ok, andiamo, vai. Perché c'è la tendenza a sinistra? Che sei storto? Ok, vai veloce, nasconditi. Ok. Anche ora, bottiglie, cartoni. Allora, dove... qui. Devo aiutarlo. Ma io non ho capito dove cavolo andare. Ok, sta là, vai. Vediamo se riesco a passare di qua. No. Ti salvo io, papà. Ok.
non credo che abbia funzionato. No! No, basta! No! Fermo! Dobbiamo andare! Ora! Lo sapevo! C'avevo una brutta faccia, papà. Io. Papà! 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 Papà, no! È lui. Svegliati, papà. Coraggio. Svegliati. Non mi fate vedere queste cose. Una settimana dopo. Ok. Ah. Forse era meglio che non te la davano la medaglia. Due medaglie ha avuto. Una appressa all'altra. E Peter? Dove sta Peter? Ok. Ora sto un po' più tranquillo. Mi spiace per tuo padre. Ti conosco. Sono Peter Parker. Ero al municipio quando... Senti, so che non mi conosci, ma... Volevo solo dirti che... So come ti senti. Ecco, è questo che volevi dirmi, no? Oppure... Il tempo lenisce il dolore. O non temere. Fa parte del piano di Dio. Scusa, volevo solo... Aiutarti. Lo so. Ti prego di scusarlo. Non so come farò con lui. Prima o poi una morte ci doveva essere, perché era troppo a lieto fine. Si sa, nelle storie più o meno ogni tanto qualcosa di brutto deve sempre accadere. L'importante è che Peter è vivo e tutto a posto. Grande onore, completato. Ok, certo che ne stiamo facendo di punteggi. Ho una scarsa copertura. Dovrei cercare altre torri da attivare. Sì, ok, non ti preoccupare, anche quello provvederemo. Ah, punti abilità, è quello che ci servivano come il pane. Lo so. Allora, rispondiamo al citofono. Hai già iniziato a cercare Martin Lee? No, non posso scatenare una caccia all'uomo basata sui sospetti di Spider-Man. Ti dico che è lui, devi fidarti. Portami una prova e poi ne riparliamo. Una prova? Certo. Ehi, sono io. Ciao. Allora, come stai? Mi sa che ho fatto un casino. Quel ragazzo ha perso suo padre per colpa mia. Ti conosco troppo bene per chiederti di non essere duro con te stesso. E la polizia? Hanno trovato indizi su lì? Non lo stanno neanche cercando. Yuri non vuole credermi. Allora dobbiamo trovarlo da soli. Ho fatto delle ricerche. Va a questo indirizzo. L'anno scorso Martin Lee ha rilevato le azioni di un centro di riciclaggio. Sarà il suo nascondiglio? Possibile. Sappiamo che non è alla FIST. Se non lo trovi al centro, puoi comunque cercare una pista per scoprire dove si è nascosto. Giusto. Ottimo lavoro, MJ. Ti tengo aggiornata. Un'altra cosa. Ho parlato con un detective riguardo i demoni che hanno interrogato. Sostengono che Martin Lee abbia il potere di, testuali parole, corrompere le persone. Corrompere? In che senso?
caccia soldi. Una sorta di controllo mentale. Fa emergere il tuo lato negativo, spingendoti a commettere gesti che non ti appartengono. Caccia soldi? Mi sembra assurdo. Ha parlato quello che si arrampica sui muri. Perdinci, ragazzi, mi fa sempre morire l'aria. Scusate per il citofono, volevo dire il cellulare o smartphone. Fate un po' voi. Ok ragazzi, anche questa parte può terminare qui. Naturalmente come al solito vi invito come sempre a mettere un bel pollice su, un bel commento o un bel mi piace. Ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.